grande manifestazione che si sia mai vista in questa città, la manifestazione dei diritti, la piazza della democrazia. È evidente che l'attacco al contratto nazionale, la cancellazione del contratto nazionale per noi è all'ordine del giorno insieme ai diritti e alle tutele. La Fiat fa utili, dice che fa utili, sappiamo in che modo, e costringe i lavoratori a tornare alla schiavitù, a tornare all'Ottocento. Questo andrà a valanga su tutte le aziende, ma non solo metalmeccanico, su tutto il mondo del lavoro. Oggi in piazza la FIOM, ma non solo la FIOM. Penso che essere uniti sia importantissimo in questo momento delicato per il paese, per il mondo del lavoro, perché le prospettive sono che ci tolgono sempre diritti, si vede solo l'impresa, non il lavoratore. Il significato di questo sciopero è generale, servirebbe uno sciopero generale vero? Sì, forse più sentito anche delle altre parti sindacali, anche se ci hanno abbandonato, noi siamo qui per protestare e far valere i nostri diritti. In piazza con la bandiera della FIOM? Sì, e praticamente siamo qui come studenti, siamo venuti come apporto alla manifestazione, ci siamo organizzati per supportarvi, insomma, per supportare i metalmeccanici. Significato di questo sciopero, appunto, visto dagli studenti? Visto dagli studenti, magari è per difendere un futuro che magari un giorno potrebbe essere il nostro, magari potremmo ritrovarci noi un giorno in questa situazione, quindi magari prevenirla, Si diceva che Pomigliano era un'eccezione, poi Mirafiori, il modello si estende però. Ma guardi, in Italia siamo nello spartiacque, bisogna stare o da una parte o dall'altra, ma le aziende sono cresciute con la FIOM e quindi noi non cederemo le aziende, il lavoro è nostro e di tutti i lavoratori italiani. Gli studenti insieme ai metalmeccanici nello sciopero della FIOM, perché? Perché anche perché noi siamo il futuro di questa società, anche perché in un certo qual modo riguarda anche noi questo sciopero, che appunto siamo i futuri lavoratori. In piazza con la bandiera dei giovani del PD, ma il PD non ha preso una posizione a fianco della FIOM? Ma il PD ha preso una posizione al fianco dei lavoratori, così come l'abbiamo presa noi al fianco dei diritti per il lavoro e per gli studenti. Anche il PD stamattina è in piazza e ieri proprio ha aderito attraverso una piattaforma, stabilendo appunto dei principi che sono, diciamo così, che non si possono toccare perché sanciti dalla Carta Costituzionale. Cosa pensi di Fassino, che ha detto che avrebbe votato sì al referendum di Mirafiori? Ma io credo che la posizione di Fassino sia una posizione legata anche a quella che è la sua candidatura, diciamo, a sindaco di Torino. Io personalmente penso che con l'accordo, diciamo, che Marchionne ha fatto votare a Mirafiori e che probabilmente sarà anche portato qui a Cassino, vengano violati completamente quelli che sono i diritti dei lavoratori, quindi io personalmente sono contraria, diciamo, all'accordo che Marchionne propone, perché va contro quelli che sono i diritti base del lavoro. Oggi il metalmeccanico è in lotta, oggi il metalmeccanico del Cassinate dice di no, no a questi accordi, no a questo schifo, no a tutta la sofferenza di questi anni, ai prossimi futuri sfruttamenti. Anche la polizia in piazza? Sì, perché quello che sta accadendo ai metalmeccanici, quello che è accaduto alla Fiat, prima a Pomigliano, poi a Mirafiori, non è un problema dei metalmeccanici e non è un problema solo della FIOM, ma è un problema che riguarda tutto il mondo del lavoro, perché sono messi in discussione i diritti, sono messi in discussione le certezze, per cui proprio per un senso di responsabilità è giusto che anche il sindacato di polizia sia qui in piazza. Mentre la FIOM si occupa di queste questioni del futuro, delle generazioni che verranno, di quelle che lavorano, cosa fa la politica? La politica è spaventosamente assente. Il governo, non parliamone, il Presidente del Consiglio, questa immagine aberrante di quello che sta succedendo, e poi si occupano di altro, e quando si occupa di problemi dei lavoratori dice: bravo Marchionne, vattene pure dall'Italia, sei libero di fare quello che vuoi. Questo un governo come si deve non lo può consentire. Ieri la piazza Bologna gridava sciopero generale, cosa si aspetta? Noi indubbiamente non lasceremo nessun lavoratore, nessun territorio da solo e continueremo la nostra battaglia attraverso modalità e forme da individuare. A seconda di come procede, credo che il sindacato, come ovvio, ha una serie di strumenti, la contrattazione, la manifestazione, ma anche lo sciopero.
quindi bisognerà valutare tempi e modi. Oggi credo che il segnale più importante sia quello di una grande presenza, di una grande riuscita, di un grande segnale. Poi vedremo come continuare le nostre forme di mobilitazione. Bandiera rossa e bandiera viola. E certo, perché il popolo viola è sempre vicino ai lavoratori metalmeccanici, specialmente in questo momento in cui i diritti dei lavoratori fondamentali vengono messi sotto attacco, e quindi non possiamo che sposare le battaglie che la FIOMO ci propone per tutelare il contratto nazionale. 2 anni fa il no Berlusconi Day, eppure Berlusconi è ancora lì. Purtroppo c'è una parte italiana che preferisce continuare a votare questo personaggio che non può essere accettato dalla maggior parte della società civile. Fino a che lui avrà i numeri sarà lì, ma noi saremo sempre in piazza a protestare. Come si vive questo periodo in fabbrica? È una realtà molto difficile, gli operai stanno subendo un ricatto che non meritano. È un accordo che non vede precedenti assolutamente, perché vediamo il padrone che gestisce totalmente questo accordo contro i lavoratori. Non riusciamo più ad andare avanti, non si arriva alla fine del mese, l'accordo è scandaloso. E Fiat macina profitti? Fiat macina profitti, soprattutto sulla cassa integrazione degli operai, fa più vendite nonostante gli operai continuano a produrre ogni giorno, però non si arriva sempre alla fine del mese. Oggi in piazza anche l'USB. Sì, l'USB ha proclamato lo sciopero dei metalmeccanici come la FIOM ed è presente qui in piazza a Cassino come in tutte le altre manifestazioni, perché chiaramente la risposta al piano Italia di Marchionne è una risposta che deve essere generale e di tutti, perché è un fatto che mette in discussione la qualità della vita e del lavoro di tutte le persone, di tutti i lavoratori, adesso dei dipendenti Fiat, domani di tutti i metalmeccanici, dopodomani ancora di tutti i lavoratori sia pubblici che privati. Noi diciamo un no a voce alta e voglio che questo urlo arrivi ai nostri governanti, perché i governanti non stanno facendo niente. Invece di intemorire l'operaio dicendo di spostare la produzione, di stare dalla parte di Marchionne, un governo forte doveva intervenire dicendo a Marchionne e alla Fiat adesso basta. Noi chiediamo la non nazionalizzazione, come è stato fatto con la Volkswagen in Germania, come è stato fatto con la Renault in Francia. Invece i nostri governanti ogni giorno impauriscono l'operaio, e io voglio ricordare a loro che il lavoro è dignità, non è carità.